Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati all'ultima domenica del tempo ordinario, la festa di Cristo Re, l'ultima in compagnia dell'Evangelista Matteo, che ci ha appunto accompagnato domenica dopo domenica per tutto questo anno liturgico. Da domenica prossima, 3 dicembre 2023, inizierà il nuovo anno liturgico con l'Avvento e nostro compagno di viaggio, nostra guida, sarà Marco con il suo Vangelo. Il tema che ci viene proposto dal Vangelo di oggi è una pagina molto conosciuta del Vangelo stesso, così conosciuta che anche coloro che non sono credenti, che non frequentano assiduamente la Chiesa, la conoscono, il cosiddetto giudizio universale. Esso ha ispirato tantissimi scrittori, pensiamo per esempio all'autore del Dies Irae, tantissimi pittori, ed è questo il motivo per cui questa buona novella vi raggiunge dal Museo Diocesano di Ortona davanti a una tela di Tommaso Alessandrino, pittore ortonese del 1600, quest'opera è del 1631 e si trovava nella chiesa della Santissima Trinità vicino al cimitero. Ci troviamo di fronte ad essa perché, come potete vedere, è un olio su tela molto grande, nel quale possiamo partire dall'alto o dal basso per partire dai dannati e arrivare a Dio, o partire da Dio
e arrivare ai dannati passando per Gesù, per la Madonna, per i santi, per gli angeli e per gli uomini. Però la domanda che dobbiamo farci è: ma abbiamo compreso davvero il significato di questa pagina evangelica? Molti la considerano una parabola. Non è questo il vero genere letterario. Questa pagina è una scena di giudizio, genere letterario molto conosciuto nell'antichità, sia nel mondo biblico, nel mondo ebraico, sia nel mondo pagano, come ad esempio in Egitto e nelle corti del Medio Oriente antico. Era infatti prassi dei re, degli imperatori, dei signorotti, chiamare i loro feudatari, i loro servi, per verificare il loro comportamento. Facevano loro delle domande, verificavano quello che stavano facendo, come si stavano comportando, e se erano degni di lode li premiavano, se erano degni di punizione li cacciavano via. Quindi è una pagina che racconta una scena di giudizio, come tante altre in ogni ambito del mondo culturale antico. Allora dobbiamo chiederci: ma Gesù, il figlio dell'uomo, che è al centro di questa scena di giudizio, è un re come tutti gli altri, o il suo modo di fare giustizia è diverso dagli altri? Partiamo ad esempio dal trono sul quale Gesù siede. I re, gli imperatori, i signorotti sedevano su dei troni fatti di marmo, di pietre pregiate, di legno molto importante. Invece Gesù siede sul trono della croce. È la croce il trono della sua gloria, come il versetto immediatamente successivo al Vangelo che abbiamo ascoltato ci dice con chiarezza. Il primo versetto del capitolo 26 ci riporta le parole di Gesù che, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: fra due giorni è Pasqua e voi sapete che io sarò giudicato e crocifisso. È quindi da lì, dalla croce, che Gesù esercita il suo giudizio. E che cosa fa Gesù sul trono della croce? Offre se stesso per la salvezza del mondo e ci presenta la sua vita come una vita pienamente riuscita, perché totalmente vissuta nell'amore, nella donazione di sé agli altri. Ecco perché, come dice San Giovanni della Croce, al termine della nostra vita noi saremo giudicati sull'amore. Lo avete ascoltato, care sorelle e cari fratelli, non c'è alcun riferimento a rosari, lectio divine, a ore di adorazione, celebrazione della Santa Messa nel brano del Vangelo che ci è stato proposto. Certamente l'Eucarestia è la fonte e il culmine della vita di ogni credente, ma partendo dall'Eucarestia, per tornare all'Eucarestia, la nostra vita deve essere vissuta in concrete opere d'amore, deve essere vissuta nella donazione totale agli altri. Se non facciamo questo, la nostra vita sarà un fallimento. Se non facciamo questo, la nostra vita sarà maledetta, non perché la maledice Dio, ma perché l'avremo resa una nullità, l'avremo rinchiusa in noi stessi e l'avremo persa. Mentre invece, se ci avviciniamo al modello che è Gesù, lui, il figlio dell'uomo, cioè colui che ha portato l'umanità al suo massimo grado, colui che ha avuto la vita più riuscita di tutti gli altri uomini, allora saremo benedetti, e questa volta dal Padre di Gesù e Padre nostro. Venite benedetti del Padre mio. E l'amore, come dobbiamo viverlo? In che modo dobbiamo metterci a disposizione degli altri? In che modo possiamo fare della nostra vita un dono per gli altri? Anche qui
l'elenco di queste opere di misericordia, di queste opere di amore, non erano esclusive del mondo degli ebrei né di Gesù, erano presenti in ogni religione dell'antichità. Pensate, nel Libro dei Morti, un testo dell'Egitto di 2000 anni prima di Cristo, la dea Osiride dice a coloro che si presentano davanti a lei: cosa mi dici di te? E il defunto doveva dire: io ho fatto ciò che fa gioire gli dèi, ho dato il pane all'affamato, ho dato acqua all'assetato, ho vestito chi era nudo, ho offerto un passaggio a chi non aveva una barca, ho fatto ciò che gli uomini lodano e ciò di cui gli dèi si compiacciono. Ecco ciò che doveva pronunciare il defunto davanti ad Osiride. È esattamente la stessa lista a cui si rifà Gesù. E anche il popolo degli ebrei diceva in un commento al Salmo 118 parole simili. Nel mondo futuro verrà chiesto a chi viene giudicato quali sono state le tue opere. Se risponderà: ho dato da mangiare a chi ha fame, gli verrà detto: questa è la porta del Signore, entra attraverso di essa. Se risponderà: ho dato da bere agli assetati, gli verrà detto: questa è la porta del Signore, entra attraverso di essa. Se risponderà: ho vestito gli ignudi, gli verrà detto: questa è la porta del Signore, entra attraverso di essa. Lo stesso avverrà con chi ha allevato gli orfani, con chi ha fatto elemosine e con chiunque ha compiuto opere di amore. Quindi Gesù non si inventa nulla, ma aggiunge un particolare. Il bene non va fatto soltanto agli affamati, agli assetati, a chi è nudo, a chi è malato, a chi arriva da lontano e deve essere accolto, va fatto anche ai carcerati. Nelle altre liste i carcerati non erano nominati, perché secondo la mentalità degli antichi il bene si doveva fare a chi non aveva colpa della sua situazione. Il carcerato, nella norma, era responsabile di ciò che stava vivendo. Se era in carcere, era per sua scelta. Lui aveva commesso un reato, lui aveva commesso dei delitti e per questo non meritava nulla. Invece Gesù aggiunge anche il carcerato all'elenco delle opere di bene da fare, proprio per indicarci che il nostro amore deve essere assoluto, che il dono della nostra vita deve essere rivolto a tutti, così come il Signore fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Allora come possiamo mettere insieme ciò che vi sto dicendo con l'immagine del giudizio che abbiamo ascoltata? Prima di tutto ricordandoci che è un'immagine, è un modo che Gesù utilizza perché noi potessimo comprendere qual è il cuore della vita, qual è il segreto dell'esistenza riuscita. E il cuore della vita è l'amore. Il segreto della vita è offrirla in dono a Dio e agli altri. Allora noi saremo totalmente uomini e allora potremmo essere dalla parte delle pecore. Non perché le pecore sono buone, ma perché normalmente le pecore sono bianche e quindi lasciano trasparire la luce di Dio. E eviteremo di essere dalla parte delle capre, non perché le capre sono cattive, ma perché esse sono scure, sono nere e quindi non lasciano trasparire la bellezza di Dio, la sua luminosità, il suo amore. Ma esiste un uomo che è totalmente pecora, cioè sempre buono e trasparente nei confronti di Dio, o un uomo che è sempre tenebra,
cioè sempre lontano dal Signore? Probabilmente no. Durante l'arco della nostra vita, così come le pecore e le capre lungo la giornata stanno insieme e vengono separate solo alla sera, lungo l'arco della nostra vita, dicevo, i buoni e i cattivi stanno insieme, ma anche nella nostra vita personale, in alcuni momenti siamo buoni e in alcuni momenti siamo cattivi. Gesù anche nelle parabole ce lo aveva ricordato, il buon grano e la zizzania crescono insieme, nella stessa rete ci sono i pesci buoni e quelli meno buoni, le vergini sagge sono in compagnia delle vergini stolte. Se potessimo usare un'immagine che ho trovato in un commento di uno studioso, potremmo dire che ciascuno di noi è come un cane dalmata, è bianco e nero nello stesso tempo. E allora che succederà quando alla fine della nostra vita ci troveremo davanti al Signore? Quando dovremo affrontare questo giudizio d'amore? Gesù, nella pagina che abbiamo ascoltato, dice: «Lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, andate nel supplizio». Questa parola che ci fa paura e che si trova solo in questa pagina, in tutto il Vangelo, non significa primariamente giudizio, significa potatura, significa fare pulizia di tutto ciò che non serve. E come il contadino pota i tralci secchi e lascia quelli buoni, così accadrà al termine della nostra vita. Noi saremo potati, nella nostra vita verrà fatta pulizia, verrà eliminato tutto ciò che è secco, tutto ciò che non è stato trasparenza del Signore, tutto ciò che non è stato amore, e verrà lasciato ciò che invece è stato trasparenza di Dio, amore e misericordia nei confronti di Dio e dei fratelli. Questa è l'opera finale e certamente è un'opera dolorosa, come quando appunto si pota la vite, ma è un'opera necessaria perché la nostra vita possa svilupparsi in pienezza come la vite dopo la potatura. E queste fiamme allora a cosa si riferiscono? Si riferiscono al fuoco della Geenna, che era l'immondezzaio di Gerusalemme, dove il fuoco era sempre acceso proprio per consumare i rifiuti. E fa riferimento a quella valle, la valle della Geenna, come valle maledetta, perché in essa, nell'antichità, c'erano stati dei sacrifici umani al dio Moloch, perché in essa c'erano delle tombe che rendevano impuro l'ambiente, perché c'erano delle grotte dove abitavano i lebbrosi che ugualmente rendevano impuro l'ambiente, e secondo la tradizione fu anche il luogo dove Giuda, dopo aver tradito Gesù, si andò ad impiccare. Questa è l'immagine. Questo significa che il Signore direttamente non manda nessuno all'inferno, ma vuole fare pulizia nella nostra vita, che possa trovare molto bianco nella nostra esistenza, che possa trovare molta luce nella nostra vita, che ci possa trovare molto trasparenti nei suoi confronti per poterci dire: venite da me, benedetti del Padre mio.